Molto bene. A me è capitato questi giorni che mi hanno chiesto: ma qual è la novità della quale volete discutere in conferenza stampa? Perché decreti non sono usciti, atti particolari non ci sono stati, non c'è neanche un anniversario. Ma il motivo è importante perché da qui a quanto manca, poche ore, quindi da qui a lunedì cambiamo il soggetto attuatore di tutti i provvedimenti d'emergenza legati a sisma. E un cambio, direi, se dovessi dire la motivazione vera numero 1, è perché di emergenze ne abbiamo avute anche troppe ed è giusto anche che il carico di un lavoro così importante possa essere distribuito. E grazie anche a una modifica in termini organizzativi di rafforzamento della protezione civile, giustamente regionale, visto tutto quello che è accaduto, investiamo su risorse che sono interne, sperimentate, ma nuove nell'incarico, che permetteranno, a mio giudizio, di lavorare tutti quanti meglio. E giustamente l'occasione, e mi sembra una cosa corretta, per chi passa il testimone di poter rendicontare un lavoro enorme fatto in questi anni, che spesso rischia di rimanere coperto dalle polemiche, dai problemi, dalle questioni, e che invece giustamente va anche riconosciuto come un impegno molto importante in questa direzione. Tante risorse investite, tanto sforzo fatto a favore delle nostre comunità, e che trova quindi nel passaggio di testimone anche un racconto. Con me c'è David Piccinini, che ha ricoperto e continuerà a ricoprire il ruolo di responsabile della protezione civile regionale, ma anche quello di soggetto attuatore nel caso del sisma. Così come Cecilia Moroni, che prenderà, insomma, raccoglierà il testimone da David, nel portare avanti questo compito che di fatto in parte già seguito dentro la struttura come supporto al dirigente. Quindi un passaggio in una continuità che tiene insieme, come dicevo prima, nuove energie anche con dall'altra parte la competenza di chi ci ha lavorato in questi anni. Quindi siamo in mani sicure in entrambi i casi. Io darei subito la parola a David, che ha preparato 227 slide. Come riassunto delle 890 che ha presentato in prima istanza, nel senso che il lavoro fatto, il lavoro grande, si traduce anche in una serie di slide che aiuteranno a comprendere e seguire quello che è accaduto e quello che è stato. Voglio ringraziare anche tutti quelli che sono collegati, da Augusto Curti per Anci Marche ai dirigenti dei diversi settori, perché ci si rende conto come nell'emergenza in realtà ci sia la collaborazione, ci sia stata la collaborazione e l'impegno di tanti. Vedo Sbriscia sul tema delle macerie dintorni, Talarico, tutta la parte commerciale, Giovanni Santarelli, il tema dei servizi, Massimo Rocchi, le scuole, insomma c'è Nardo Goffi, credo sia collegato anche se non lo vedo, insomma Andrea Bartoli, che invece vedo, sono veramente tanti. Sono Ma c'è Cesare Spuri qui, Babbo Natale in prima linea, non l'avevo notato. Insomma, sono tanti, veramente tanti, che hanno dato un contributo importante. Voglio sottolineare quello di Serena Carota, perché la parte informatica è quel supporto trasversale che, devo dire, nel caso del sisma ci ha permesso spesso, noi regioni più colpite, di fare la differenza con le altre, perché non avendo sottovalutato la mole di dati che avremmo dovuto gestire, attraverso le piattaforme informatiche siamo stati in grado di veramente di mettere in condizione le persone di operare e di poterlo fare bene. Insomma, si dice che la pubblica amministrazione spesso fa fatica sulle tecnologie, in questo caso un buon livello di gestione proprio delle piattaforme con le quali abbiamo lavorato ci ha permesso paradossalmente di essere spesso molto più veloci delle altre regioni nel pianificare un intervento o un altro, perché eravamo in possesso di dati e di una agilità dello strumento in grado da una parte di estrarre rapidamente quello che volevamo e dall'altra di poter lavorare in tantissimi sullo stesso dato. Dai comuni, che hanno ormai coeso nella seconda casa dei comuni marchigiani, a tutti i tecnici, gli operatori che hanno trovato un luogo comune, un'area di coworking. È stata un'esperienza che secondo me ci ha rafforzato e tra parentesi abbiamo provato a riapplicare anche dentro la seconda emergenza importante, questa del Covid, e sono convinto che, è chiaro, molto più rapida, molto più breve, che comunque il confronto con i servizi dell'informatica regionale abbia aiutato la sanità a capire meglio
quello di cui ci sarebbe tanto tanto bisogno, serve per operare nell'ordinario ma nell'emergenza ancora di più. Quindi la parola a David, che ringrazio ovviamente tantissimo per il lavoro svolto. Lui sa quanta fiducia, quanto riconoscente l'amministrazione nei suoi confronti, perché una cosa è fare i 100 metri, no? Una cosa è fare la maratona, ma qui abbiamo fatto le maratone, quindi ha chiesto uno sforzo straordinario, senza sabato, domenica, famiglia, eccetera. Quindi nel ringraziare lui ringrazio anche la sua famiglia, che immagino come per molti di voi insomma, l'abbia supportato in anni così particolari. David. Grazie Presidente. Dopo questa presentazione partire non è proprio semplicissimo, quindi veramente grazie. Allora, parlo io, buongiorno a tutti, buongiorno ai giornalisti, parlo io però credo di dar voce a tutta la struttura del soggetto attuatore Sisma, a partire dal Presidente, che è il soggetto attuatore Sisma, che poi ha delegato me come dirigente della Protezione Civile, l'assessore Sciapichetti, che non c'è in questo momento, ma lo ringraziamo in contumacia, e ringrazio il segretario generale, che comunque ha sempre supportato diciamo l'andamento dinamico dell'organizzazione, perché era necessario avere un'organizzazione dinamica, perché dinamica era l'azione emergenziale, dinamica era la creazione delle normative e degli interventi. Quindi il supporto del segretario generale è stato fortissimo. Ringrazio i colleghi del soggetto che hanno collaborato e che collaboreranno ancora con il soggetto attuatore Sisma, sia i responsabili del procedimento che sono collegati, ma anche tutti i colleghi che sono collegati in streaming. Il nome sarebbe difficile fare l'elenco dei nomi, ma con l'esame degli interventi che abbiamo fatto da qui a 4 anni indietro, vorrei insomma in qualche modo dare conto e dare merito dell'impegno che c'è stato da parte di tutti. Un impegno che è costato in termini di personale ulteriore all'amministrazione 0 unità. Questo credo che vada precisato, che il lavoro per la gestione degli interventi emergenziali. Mi dicono che c'è un microfono acceso, perfetto. Il lavoro che diciamo per la realizzazione degli interventi emergenziali è stato fatto attingendo all'attuale organizzazione regionale senza apportare ulteriori unità di personale e lavorando solamente con un surplus di ore di straordinario. E allora da qui quello che diceva il Presidente, il sabato, le domeniche, la notte, e quindi fondamentalmente ringraziamento fortissimo. Bene, cosa ci siamo trovati a dover affrontare? Prego, se possiamo iniziare con la presentazione. Bene, avanti. Adesso partiamo con la presentazione. Ok, la prossima. Avanti. Bene, allora il 24 agosto del 2016 il primo evento magnitudo 6.0, il primo di una sequenza che ha visto l'ultimo evento particolarmente importante il primo settembre del 2019, dove abbiamo avuto un 4.1 a Castel Sant'Angelo sul Nera. Qui abbiamo voluto semplicemente dare conto degli eventi superiori ai 4.5, 21 eventi superiori ai 4.5. Ricordo solamente che a Ischia è stato un evento 4.1. Questo solo per dare come dire, il senso di quello che è accaduto nella nostra regione. Prego. Questa è la nuvola, come dicono i colleghi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la nuvola degli epicentri riportati su uno stralcio di cartografia dove si riconoscono i confini amministrativi della nostra regione. La parte meridionale, gli eventi del 2016 e poi dopo l'evoluzione degli eventi che ci sono stati più avanti.
In termini di numeri complessivi, se possiamo andare avanti, abbiamo praticamente 52 eventi superiori a 4.0, complessivamente 13.000 eventi superiori al 2.0 e più di 100.000 eventi superiori a 1.0, quindi uno sciame sismico veramente importante. Qua la tralascio, però è una dinamica geologica distensiva che è il meccanismo focale rispetto al quale si sono attivate le faglie che poi hanno provocato questi eventi sismici. Direi che questa è una slide molto importante, ci perdo un minuto. Allora, questo è l'andamento dal 1989 fino al 2016 della sorgente Foce di Monte Monaco, una sorgente che ha lavorato sempre a 500 litri secondo per anni. Dove c'è la freccetta è l'evento del 30 di ottobre. Dopo l'evento del 30 di ottobre abbiamo un calo repentino e non più recuperato, siamo passati da 500 litri secondo a 250 litri secondo. Quindi l'emergenza che ci siamo trovati davanti è stata sì un'emergenza abitativa, è stata un'emergenza di assistenza alla popolazione, ma assistenza alla popolazione nell'accezione più vasta del termine, perché fondamentalmente rispetto alla provincia di Ascoli si è dovuto ridisegnare il sistema di approvvigionamento idrico. Qua da geologo metto le sorgenti sismogenetiche della regione Marche, ma potrei anche andare avanti, direi, anche in questo caso. Invece qui abbiamo l'evidenza della faglia del Redentore da Castelluccio. Questo è molto interessante perché raramente delle faglie hanno un rigetto in superficie così evidente. Invece chiunque può andare a Castelluccio, mettersi in direzione est e vedere questa scarpata, che è una scarpata che è stata formata dal ripetersi di questi eventi sismici di natura appunto distensiva, crosta terrestre che si dilata. Prego. Anche in questo caso ho voluto riportare lo specchio di faglia con l'indicazione, la parte bianca, del rigetto che si è evidenziato all'indomani del sisma, soprattutto del 30 d'ottobre. Fondamentalmente sì, in realtà è la parte, diciamo, detritica che si è abbassata. Avanti. E qui è evidentissimo questo rigetto di faglia che, insomma, testimonia da concretezza dell'energia che si può essere liberata in quei momenti. Prego. Imprevisto? Direi di no. Questa è la carta della pericolosità sismica della nostra nazione. La regione Marche è in minima parte in zona 2, in larga parte in zona 2, ma in massima parte in zona 1, quella dove c'è la maggiore accelerazione al suolo. Esattamente quella macchinina rossa al sud della regione colpita appunto dagli eventi sismici. Prego. Allora, cosa è successo all'indomani degli eventi sismici? È successo che c'è stata una prima perimetrazione del cratere che ha comportato la perimetrazione di 24 comuni, che poi sono diventati 85 all'indomani dell'evento del 30 ottobre. Mi soffermerei un attimo sull'indicazione grafica, cioè, allora, i numeri qualche volta devono essere visti anche, come dire, il rapporto all'andamento, alla geografia. Qua stiamo parlando di un terzo della regione colpita dagli eventi sismici in termini, diciamo, di comuni classificati come comuni all'interno del cratere, per un totale di 362.000 abitanti. Se andiamo avanti, però, vediamo questa, e anche qui mi voglio soffermare, questa è la cartografia dei comuni che in ogni caso hanno avuto un... diciamo, sono stati interessati dal sisma o perché hanno avuto danneggiamenti commessi in sicurezza o perché hanno dovuto evacuare persone. Quindi fondamentalmente qui, Presidente, si vede che 163 comuni sui 229 della nostra regione, cioè quello che abbiamo affrontato è stata un'emergenza, direi, molto importante. Ok. Rapportiamola a quello che è accaduto rispetto a tutto il sisma Centro Italia, perché la Regione Marche non è stata l'unica, no? E qui i numeri anche qua sono abbastanza evidenti. Allora, la Regione Marche è stata colpita
per 80, su 85 comuni, la Regione Abruzzo su 23, il Lazio su 15, l'Umbria su 15. Quindi fondamentalmente 85 dei 138 comuni colpiti dal sisma ricadono all'interno della nostra regione. Bene, in questo caso direi che in queste situazioni bisogna dare anche un minimo di spiegazione di cosa succede da un punto di vista amministrativo. Dopo gli eventi sismici, la Presidenza del Consiglio dichiara lo stato d'emergenza, che solitamente dovrebbe durare non più di 6 mesi. Qua invece, con gli ultimi provvedimenti, è stato prorogato al 31-12 del 2020. Prego. Dopodiché succede che la risposta è che la Presidenza del Consiglio dei Ministri incarica la Protezione Civile, il capo della Protezione Civile, che diventa, rappresenta e incarna in un'unica persona di fatto governo e Parlamento, perché è in grado di fare provvedimenti normativi direttamente applicabili, e incarica alcuni soggetti, in particolare il Presidente della Regione Marche, quale soggetto attuatore dei vari interventi emergenziali. E il Presidente ha avuto fiducia e l'ha dato prima, ha delegato prima il collega Cesare, che ringraziamo tutti quanti per il lavoro che ha fatto, poi il sottoscritto e adesso la collega Silvia, ma al di là dei nomi, dietro i nomi ci sta quel complesso di persone di cui abbiamo parlato. Okay. È importante dire pure che l'Unione Europea ci ha dato una grande mano, perché bisogna rappresentare le cose per come sono andate, cioè vale a dire all'indomani del sisma l'Unione Europea ha riconosciuto l'importanza dell'evento calamitoso che ci ha colpito e ci ha dato 1,2 milioni di euro. Perché milioni non facciamo tanto. 1200 milioni di euro. Con regole molto molto stringenti, perché all'indomani dell'erogazione non fatta direttamente a Regione Marche, ma Stato italiano, Dipartimento di Protezione Civile, il Dipartimento della Protezione Civile ha distribuito secondo proporzioni alle varie regioni e le regioni avevano l'obbligo, hanno avuto l'obbligo della rendicontazione di cui parleremo più avanti, perché l'aspetto amministrativo di questa cosa, di questa azione emergenziale è molto importante. Bisogna ricordare pure che c'è stato un intero sistema che si è mosso a seguito di questo evento. L'azione dei prefetti, l'azione dei sindaci e delle amministrazioni provinciali, i vigili del fuoco nel soccorso tecnico urgente, tutto il sistema sanitario che è intervenuto all'indomani degli eventi, le forze dell'ordine per l'ordine pubblico, l'esercito che ancora adesso, ho fatto venerdì scorso l'ultimo sopralluogo a Camerino, ancora presidiano alcune zone rosse e ci hanno aiutato nella parte delle demolizioni. Tutto il sistema delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, i numeri li daremo più avanti, ma senza di loro determinati interventi sarebbero stati impossibili da portare avanti. La collaborazione con i gestori di servizi essenziali, quindi tutto ciò che è conseguito per esempio alla sistemazione della parte della rete viaria con il rapporto con l'ANAS, e il Ministero per i beni e le attività culturali nel recupero dei beni culturali e per dare continuità alla fruizione e più che altro all'esistenza stessa del patrimonio culturale della nostra regione. Iniziamo con gli effetti del sisma. Allora, spesso si parte con gli effetti del sisma parlando dei danneggiamenti, primo effetto sono stati 299 morti, di cui 51 marchigiani. Avanti. Danneggiamento invece del nostro patrimonio edilizio. Qua il ringraziamento alla struttura appunto dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione che ha collaborato appunto per la rilevazione del danno. Quali sono i dati ufficiali? Circa 90.000 edifici visionati, verificati e 47.503 di questi inutilizzabili. Quindi 47.503 edifici che a seguito del sisma non sono più abitabili.
Gli altri numeri che possiamo dare è che attualmente, mentre stiamo parlando, ancora abbiamo 26.201 sfollati a cui stiamo dando assistenza. In che modo? 21.000 di questi percepiscono il contributo ad autonoma sistemazione e autonomamente, quindi si sono dati una sistemazione. Più di 4.000 persone sono ospitate presso le strutture abitative d'emergenza. Stiamo chiudendo gli alberghi, ma ancora abbiamo 204 persone in albergo. 353 persone ancora stanno all'interno di strutture provvisorie, stiamo parlando soprattutto dei campi container. Il dato importante, Presidente, è il 533, che è delle persone dell'invenduto, quindi sta prendendo quota questa operazione dell'acquisto del patrimonio edilizio invenduto. Perché do questo grafico che a mio avviso è interessantissimo nella sua semplicità, fondamentalmente perché porta il tempo in X e in Y fondamentalmente le persone. Questo vedete, è meglio dire in orizzontale e in verticale. Ah, scusate. Per la X e Y. Perfetto. Perfetto. Allora, quindi in orizzontale il tempo. Vedete come l'evento del 24 d'agosto di fatto aveva comportato poche persone fuori di casa, no? Non più di 2.500 persone. Il picco c'è stato con l'evento dell'ottobre del 2016, dove c'è stato un picco quasi di 35.000 persone. E piano piano si vede l'andamento delle persone che stanno rientrando all'interno delle loro case. La prossima invece credo che sia molto interessante perché spacchetta quei numeri e fa vedere le varie forme d'assistenza. Quella più alta è appunto quella legata al contributo dell'autonoma sistemazione, che anche questo sta scendendo. Quella interessante invece è quella, la curva con le X, praticamente, con le crocettine, che fa vedere come sono quelle delle soluzioni abitative d'emergenza e fa vedere dove a 2 anni dal sisma, quindi praticamente a settembre del 2018, praticamente si stabilizza, come a dire che a quella data tutte le soluzioni abitative d'emergenza hanno accolto tutte le persone che potevano appunto usufruire delle soluzioni abitative d'emergenza. Rimarrei un secondo, grazie Vincenzo, perché per fare questo tipo di graficizzazione stiamo parlando di migliaia di codici fiscali di nostri corregionali ogni giorno censiti. Questo tipo di elaborazione è possibile farla solamente se c'è una gestione informatizzata dietro. Quindi ritorno a quello che dice il Presidente, l'aiuto che ci è stato dato dai colleghi della PF Informatica, saluto Serena solo perché è lei che è il capo della struttura, ma anche questo aspetto secondo me va in qualche modo rimarcato. Prego. Questa qui ve la lascio, vi dico solamente cosa indica. Comune per comune il rapporto tra la popolazione preesistente al sisma e la popolazione sfollata. È l'unico indice che ci dà fondamentalmente una percentuale, come dire, misurabile del danneggiamento. È, se vogliamo, una classifica dei comuni ordinata secondo il grado di danneggiamento che hanno ottenuto ed è molto utile per tenere sotto controllo i comuni maggiormente colpiti e questo credo che sia un dato oggettivo non soggetto a interpretazioni. Prego. Questo qui va avanti in questo elenco, ma lo lasciamo ai giornalisti per le loro valutazioni. Interessante come ci si è a questo punto attrezzati per la gestione delle macerie. E a questo punto i siti di deposito temporanei, che sono dei veri e propri siti dove viene fatta con rispetto dell'ambiente una gestione oculatissima del rifiuto proveniente dalla rimozione delle macerie, sono quelli di Tolentino, quello di Monte Prandone e quelli di Arquata del Tronto. Ormai sono siti di deposito temporanei strutturati e noi pensiamo anche che possano essere anche ceduti, alla ricostruzione per tutte le operazioni che possono risultare a loro utili. 771.000 tonnellate rimosse, con una selezione fatta in maniera molto molto dettagliata. Queste erano le prime immagini, ora tutto viene al coperto. Se andiamo avanti, questa è quello che risulta dalla cernita che porta a questo risultato finale.
Qua abbiamo i beni culturali che vengono censiti con un barcode per essere recuperati e riutilizzati durante la ricostruzione. La cosa che direi che va sottolineata è questa, che abbiamo rimosso 771.000 tonnellate di macerie, abbiamo portato in discarica 866 tonnellate di macerie. Cioè fondamentalmente all'indomani del sisma la problematica era quella di dove portiamo tutto questo materiale inerte. In realtà la filiera che è stata messa in piedi è stata una filiera che ha privilegiato in maniera fortissima il recupero. Quindi quando si parla di economia circolare, o direi che questo potrebbe essere un esempio interessante. Perché uno scatolone? Perché mentre si fa la selezione cernita si trovano beni personali, vengono impacchettati e ridati ai proprietari, fino ad arrivare a dare i gioielli di famiglia. E vi posso dire che queste cose sono veramente commoventi, cioè quando arrivi a questo punto, commovente. Altra operazione importante all'indomani del sisma, le messe in sicurezza. Anche questi sono numeri ciclopici, perché abbiamo 3.252 gruppi tecnici di sostegno che hanno fatto sopralluoghi su immobili utili alla loro messa in sicurezza. Ormai siamo vicini ai 100 milioni di euro di messa in sicurezza. Questo sul patrimonio edilizio privato. Qui sempre utilizzando le tecnologie informatiche, il Presidente ci sollecita sempre su questo, abbiamo fatto il rapporto delle spese misura 7, quindi individuate per le messe in sicurezza, rapportate alla cittadinanza. Questo per comprendere se stavamo spendendo i soldi in maniera congruente con l'individuazione delle diciamo del cratere sismico, e qua le considerazioni le potete fare secondo, insomma, le potete vedere, perfetta coincidenza. I beni culturali, c'è stata una sezione delle messe in sicurezza dedicata ai beni culturali, e anche qui ringraziamento a tutto il team che ha seguito questo tipo di operazione, 19 milioni di euro per un complesso di 203 interventi. Qui avremmo perso la nostra storia. Adesso la nostra storia è Malconcia, però è puntellata e la possiamo restituire e dare in mano alla ricostruzione. Questa è una cartografia brutta, perché è la carta che individua ancora le zone rosse. Purtroppo sono ancora i 29 comuni dove ancora sono presenti delle zone che sono interdette all'utilizzo. E purtroppo questo è un lascito che diamo al collega Cesare, e purtroppo sarà la ricostruzione che prenderà in mano questo. Soluzioni abitative d'emergenza. Abbiamo voluto prima di tutto dire cosa sono. Cosa sono? Sono tutte quelle casine lì che stanno in questo caso sotto Borgo 2, a Arquata del Tronto, sotto il Monte Vettore. Questa slide secondo me è molto significativa perché, come dire, dà conto di dove abbiamo realizzato queste soluzioni abitative d'emergenza. È chiaro che avremmo voluto fare prima, avremmo voluto essere più bravi, precisi, attenti, però abbiamo realizzato queste soluzioni abitative d'emergenza, le loro opere di urbanizzazione in contesti ambientali molto difficili. Anche qui una struttura che ha seguito le 75 aree SAE, prego, possiamo andare, questa è un'altra visione aerea, abbiamo cercato di analizzarle tutte, no, per rimani su questa, perché per dare anche il senso delle opere di urbanizzazione che circondano un'area SAE. E di queste ne abbiamo realizzate, possiamo andare avanti, questa è come si presenta, ne abbiamo realizzate 75. Qui potete vedere l'estralcio cartografico con il morbillo, praticamente, con tutti quei puntini rossi che assomiglia un po' alla malattia, ma di fatto sono tutte le aree SAE che abbiamo realizzato nella nostra regione, che sono complessivamente 75, per 1942 SAE. Ora abbiamo consegnato anche le ultime 10 al comune d'Arquata,
noi le abbiamo consegnate e poi il Comune d'Arquata farà quello che serve. Comune d'Arquata, saluto il sindaco Aleandro Petrucci, perché no, però è stato poco bene e va anche lui ricordato. Questo è un elenco dei 28 comuni, 28 comuni interessati dalle RSAE, area per area, indicazione delle SAE realizzate. Stefano Stefoni va anche qui citato per un ringraziamento enorme, Lucetta Fettani e tutto quanto il team. Se andate su questo sito troverete area per area le indicazioni di tutti gli atti che attengono quell'area SAE per trasparenza, quindi praticamente l'approvazione del progetto, il layout, le approvazioni delle varianti, quanto è costata, e quindi un'operazione di trasparenza che ci serve per indicare che insomma tutto è stato fatto il più possibile alla luce del sole. Oh, allora, qua. Interessante, scusate, ci ho messo un po' perché era una slide che abbiamo messo adesso. Siccome l'operazione Invenduto ha dato l'acquisto di 241 immobili al patrimonio ERAP per 533 abitanti, abbiamo speso 36 milioni di euro, ma fondamentalmente qui abbiamo realizzato case a tutti gli effetti. E quindi il Presidente dice che sono case ottime, quindi... Ok, quando vuoi intervenire intervieni perché, come dire, abbiamo condiviso un po' tutto. Qua abbiamo comuni che invece di realizzare SAE hanno deciso di realizzare soluzioni abitative vere e proprie. Qua m'astengo da commenti personali, dico semplicemente che è un'azione emergenziale un po' anomala, nel senso che le soluzioni abitative di emergenza, per brutte che possono magari apparire, in realtà non sono così brutte, però dopo due anni sono tutte funzionanti. Qui in pratica abbiamo 229 soluzioni abitative che sono delle vere e proprie case, che faranno parte diciamo, del patrimonio dell'intervento d'emergenza da realizzare su questi comuni per un investimento di altri 35 milioni di euro. Qua è interessante passare ad altri argomenti. I colleghi dell'agricoltura che hanno fatto uno sforzo incredibile per cercare di dare assistenza al il tessuto economico di quelle zone, un tessuto economico che è caratterizzato da attività produttive e di natura zootecnica ed allevamento e attività produttive diciamo stretto senso, commerciali più di professionali. Questo è il grande lavoro che ha fatto l'amico Pietro con tutto il suo team. 277 attività produttive delocalizzate per la realizzazione di più di 896 moduli. Quindi fondamentalmente un lavoro incredibile per dare continuità alle attività produttive, e io veramente invito tutti quanti a utilizzarle queste attività produttive, perché è veramente interessante e si vede come il concetto di resilienza che viene spesso adesso enunciato, in realtà per passare dall'essere astratto a essere declinato passa attraverso questi tipi di intervento, perché poi dopo si realizzano queste strutture dedicate all'attività produttive che ridanno slancio a quelle zone. Prego Vincenzo, grazie. Qui invece siamo dentro un argomento che avevo accennato, quello dell'agricoltura. Il core business di quelle aree è legato alla zootecnia, all'agricoltura, e qua quindi abbiamo dato i moduli per la continuità delle attività agricole, i MAPRE, 121 moduli. Poi le stalle a tunnel, 300 stalle a tunnel, e poi abbiamo dato la possibilità ad agricoltori di autocostruirsi delle stalle in 59 dei casi. Poi dopo è stato necessario dotarli anche di fienili e quindi altri 190 fienili. Questo per dare continuità a quella che è un'attività economica tipica di quelle aree, quella legata proprio alla zootecnia. Questo è un prefabbricato per un fienile. Oh, sembra finito? No, ce ne abbiamo altre reazioni. Questa abbiamo rafforzato il trasporto pubblico locale con 16 linee,
qua abbiamo voluto semplicemente dare una rappresentazione grafica di quello che ha significato anche rafforzare il trasporto pubblico locale, quindi Letizia Casonato con tutto il suo team, grazie, insomma, prego. Oh, sarebbe da perdere un ulteriore non so quanto tempo, ma diciamo dei numeri al volo. 4.500 volontari per 61.000 giornate uomo, grazie alle organizzazioni di volontariato, grazie, grazie. 404 contratti per stipulati con gli alberghi, quindi per le 12.000 persone iniziali e le attuali zero, praticamente siamo arrivati un po' alla fine di questo. Le sistemazioni idrauliche, quindi i colleghi delle PF Tutela Territorio, un ringraziamento anche a loro. Poi 21 interventi sulla viabilità che non sono stati gestiti da ANAS, il collega Pierpaolo Tiberi che ha gestito la sistemazione delle strade attraverso l'intervento dei comuni. Poi l'intervento per la continuità didattica con l'Unicam e l'Università di Macerata. Anche qui, se andiamo a Camerino, abbiamo la continuità della didattica in relazione a alcuni interventi emergenziali che hanno consentito questo. Potremmo andare avanti con le strutture temporanee per il culto. Qua i colleghi che proprio hanno gestito, hanno portato con mano i sindaci per dare continuità all'attività di culto, agli uffici pubblici, quindi ai 111 uffici con la destinazione pubblica. I colleghi del sociale, quindi penso a Nino con tutto il suo team che ringrazio, ci hanno avuto un'attenzione alle fragilità, no? In particolare mi verrebbe da dire la continuità delle case di cura, delle case protette, delle residenze per anziani, quindi interventi che guardano e mirano anche a questo, quindi grazie anche a loro. Allora, se andiamo avanti, abbiamo, questo è il modello organizzativo che vede anche l'intervento dei sindaci, c'è il sindaco di Force Curti, ringraziamo perché il rapporto con i sindaci è stato, direi, fondamentale per arrivare al successo. Avanti. Qua è una slide semplicemente per dare conto che abbiamo dovuto informare l'Unione Europea del nostro sistema operativo basato su Cohesion Work PA. Prego, possiamo andare avanti ancora. Oh, qua con questa slide invece ci perdo un minuto, bisogna che lo perdiamo. Allora, Unione Europea ci hanno dato 1.200 milioni di euro che sono stati dati a novembre del 2017. La spesa cristallizzata a giugno del 2019 e rendicontata a novembre del 2019 doveva passare il vaglio di una società di auditing che praticamente ha avuto come compito quello di verificare la correttezza della nostra spesa. Un'operazione molto molto dettagliata perché l'auditing, sì, fondamentalmente ci hanno smontato gli uffici, quindi si sono piazzati dentro i nostri uffici tutta l'estate scorsa e abbiamo lavorato con loro. Noi abbiamo portato a rendicontazione 745 milioni di euro. Rispetto a questi 745 milioni di euro sono stati giudicati corretti e quindi senza nessun rilievo 699 milioni di euro, cioè l'85% della spesa che abbiamo rappresentato. Capite che questa spesa rispetto al 1.200 milioni di euro rappresenta più della metà del quantum, quindi fondamentalmente la certificazione Regione Marche ha contribuito per più della metà alla certificazione della spesa emergenziale in ambito dell'Italia. Questo invece è un resoconto immediato del 1.050 milioni di euro che abbiamo spesi complessivamente per l'emergenza. Io adesso a questo punto, no, siamo proprio arrivati alla fine, lasciamo perché questo mettiamo lì e basta, semplicemente dire che quando il Presidente ha pensato di delegarmi come soggetto attuatore sisma, immaginavo tanti epiloghi di questa vicenda. Io penso che questo epilogo qui comunque sia un epilogo positivo, per il quale ringrazio il Presidente per la fiducia, il Segretario per il supporto, tutti voi per l'amicizia e grazie. Grazie Davide.
Torniamo alla visualizzazione, interrompi condivisione, torniamo alla visualizzazione normale. Immagino che qualche domandina lo vogliono fare, ma io loro posso intervenire in remoto o è solo per noi da qua? Perché se Curti, su me, anzi, sarei contento che qualcosa dicesse. Augusto Curti. Augusto, vuoi fare un commento? Sì, Presidente, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Davide. Allora io vado, prima di tutto Davide ti porto, saluto te, saluto il Presidente, ti porto il saluto del nostro Presidente Maurizio Mantovani, che come sai si è speso molto anche lui con me come Presidente ANCI per il sisma, era il coordinatore delle quattro regioni e quindi molte delle cose che tu hai detto diciamo le ha vissute in prima persona appunto nel proprio luogo. Ti porto poi il saluto di tutti i sindaci. Ti voglio ringraziare Davide, sei stata, te lo dico subito, sei stato per noi un punto di riferimento in quei momenti terribili che non sono finiti, dobbiamo dirlo, non sono finiti, ma noi abbiamo trovato in te, nella regione, nella protezione civile, così come negli USR, un punto di riferimento, una certezza e lo possiamo dire che non ci siamo mai sentiti abbandonati un minuto dalla regione e dalle sue strutture. Quindi ecco, mentre tu prima facevi quel riepilogo, Davide, mi ha fatto tornare un po' in mente a quei giorni. Oggi diceva bene il Presidente, stiamo affrontando un'emergenza diversa, ma sappiamo che ancora non siamo usciti dalla nostra prima emergenza. Quindi mi ha fatto tornare un po' indietro in quei momenti di emergenza in cui c'era la necessità di gestire i punti deboli, le difficoltà, l'emergenza vera e propria, ma c'era anche la necessità di poter rassicurare la popolazione. Credo che insieme l'ANCI, la Regione Marche, il Presidente Ceriscioli, tutti i suoi uffici e te in prima linea, in quel momento ovviamente siamo stati capaci di dare questa risposta. Quindi grazie ancora Davide, complimenti. Potremmo, a volte neanche si vedono, no? Queste, hai fatto delle slide che dico Presidente, lo dico al Presidente Ceriscioli che non vedo, ma li affianco, che forse bisognerebbe mandare a casa di ogni cittadino, perché quello che è stato fatto è difficile anche da raccontare per lo stesso Davide che era in prima persona. Quindi ecco, complimenti a tutti, complimenti alla Regione e porto ancora il ringraziamento anche del nostro Presidente Mangialardi e ovviamente di tutti i sindaci che il Presidente Mangialardi rappresenta. Grazie Augusto.